Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo in un nuovo vlog. Oggi siamo a Bologna, la mia città, e nello specifico nella Sala Borsa. Per chi non la conoscesse, la Sala Borsa è stata inaugurata nel 2001 all'interno del Palazzo da Curzio, sede storica del Comune di Bologna. Sotto la pavimentazione trasparente della piazza coperta si possono vedere i reperti archeologici che risalgono alle diverse stratificazioni di varie civiltà e nello specifico quelle della Bologna romana fondata nel 189 a.C. Per chi non lo sapesse, Bologna è il nome latino di Bologna che gli fu dato dai romani nel 189 a.C. quando il territorio fu strappato ai Galli Boi. Nell'area ora occupata dalla Sala Borsa sono state trovate le fondamenta di un monumentale edificio pubblico, probabilmente la Basilica Cittadina. Essa si trova infatti nell'area del Foro, all'incrocio fra il Cardo Massimo e il Decumano Massimo. La Basilica era uno degli edifici pubblici più importanti del mondo romano, in quanto era uno spazio alternativo alla piazza pubblica. Al suo interno, infatti, a riparo dalle intemperie, si potevano svolgere le attività a cui era dedicata la piazza scoperta, cioè i processi giudiziari e le transazioni commerciali, ma anche l'incontro dei cittadini in assemblea. Qui avevano sede anche gli uffici amministrativi della città. La forma architettonica e le dimensioni della basilica romana conobbero numerose varianti e subirono diversi cambiamenti nel tempo. La forma più diffusa fu a pianta rettangolare. Dopo l'epoca romana, nel corso dei secoli, l'area subì numerose modifiche e per un periodo fu anche utilizzata come orto botanico. Infatti, resta oggi visibile nell'area nord-ovest dello scavo archeologico, nel sotterraneo della biblioteca, una parte della vasca utilizzata per coltivare le piante acquatiche. Lo scavo archeologico è visitabile con guida, in alcune date prenotabili sul sito della Sala Borsa, ma è anche visitabile tutti i giorni, dal lunedì al sabato pomeriggio. Per info più precise però vi rimando al sito della Sala Borsa e nello specifico alla voce attività e poi dopo nella sottovoce scavi archeologici. Spero che il video vi sia piaciuto. Se non l'avete già fatto ricordatevi di mettere like e di iscrivervi al canale. Vi ricordo inoltre di commentare se avete domande, idee o luoghi nuovi da propormi da visitare e vi ricordo anche che mi trovate sia su Instagram che su Facebook, link qua sotto in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!